cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Raga, una bellissima partita, posso dire. Senta, a me è piaciuta. Che devo dire, meritata? Nì, nì. Nel senso che comunque, allora, bisogna dire cose positive per il Milan e cose positive per la Juve. A me la Juve mi è piaciuta tanto nel primo tempo. Perché comunque, come posso dire, ha cominciato meglio secondo me rispetto al Milan. Assolutamente. Almeno fino al 20esimo. Infatti, devo dire che comunque la Juve ha avuto un paio di occasioni. Scusatemi ragazzi, sto prendendo un attimo i dati della partita. Ok. Ha avuto due buone occasioni nel primo tempo, soprattutto con due discese di Cuadrado sulla fascia, che aveva preso già, come possiamo dire, delle distanze con la fascia del Milan. Perché sappiamo soprattutto che giocando sulla destra, Cuadrado giocava sulla stessa fascia di Theo Hernandez. Quindi sapevamo che era uno scontro bellissimo. Diciamo che, ripeto, fino al 20esimo, 30esimo, la Juve secondo me ha giocato meglio. Ed è proprio lì che è stata, tra virgolette, anche sfortunata, perché ha preso gol, secondo me, nel momento in cui era, cioè nel momento in cui stava giocando meglio, diciamo così. Perché comunque stai giocando meglio, poi il Milan comincia a prendere un po' le distanze, però diciamo dal punto di vista delle azioni non ha fatto nel primo tempo chissà cosa. Però ovviamente, ripeto ragazzi, come ho detto in tante partite dell'Inter, lo dico per tutte le squadre di Serie A: se crei, devi segnare, perché se non segni, poi trovi squadre come il Milan, che comunque sono squadre di altissimo livello, che ti possono fare anche un'azione e ti segnano. Che succede, ragazzi? Su un calcio d'angolo, se non mi sbaglio, Giroud al volo tira, che becca Tomori, che praticamente blocca senza volerlo la palla con la pancia, si gira e tira in porta. Vedete, ragazzi, a 1 centimetro da Szczęsny. Azione che è stata rivista per poco per un possibile fuorigioco di Tomori, ragazzi, che subito avendo visto il replay, non c'era, perché c'era Danilo che teneva tutti in gioco. Danilo non so che stava facendo praticamente sulla linea di Szczęsny, forse stava, non lo so, gli piaceva, cioè gli voleva dare forse compagnia a Szczęsny, mi sa, perché raga, ha tenuto tutti in gioco, tutti in gioco. Dicevo, nel secondo tempo, ragazzi, ha giocato secondo me nettamente meglio il Milan, nettamente. Stasera devo dire che non mi ha fatto impazzire Leao. Perché, ragazzi, sapendo le caratteristiche e le potenzialità che ha questo ragazzo, ogni volta si aspettano una partita mostre. Stasera un po' sottotono, secondo me. Secondo me sono stati altri gli interpreti ad aver fatto molto bene. Giroud, secondo me, ha fatto molto bene, anche se non ha segnato, ha aiutato molto la squadra a salire. Tonali, ragazzi, sempre, diciamo, come posso dire, l'uomo leader di questo Milan, soprattutto da un punto di vista, come posso dire, di carisma e carattere all'interno del campo. Mi è piaciuto tantissimo Brahim Diaz, a parte il gol comunque, ragazzi, ha giocato benissimo, spesso molto giudicato in modo negativo da parte dei milanisti. Stasera ha fatto bene, ha fatto un gol della Madonna, che adesso ne andremo a parlare anche. Devo dire comunque che Tatarusanu non è stato impegnato tantissimo, a parte forse in un'azione di Milik, se non mi sbaglio, ma comunque devo dire che la difesa del Milan ha fatto molto bene questa sera. Gabbia ha fatto molto bene. Sentivo molti giovani che dicevano: ah, con Gabbia, giocate con Gabbia. Ha fatto sapere che Gabbia comunque ha giocato benissimo. Theo ha fatto anche molto bene. Soprattutto che sappiamo, diciamo, a livello offensivo, cosa può dare Theo. Però ripeto, secondo me stasera Theo e Leao, che sono secondo me i più forti della squadra, sono stati quelli un po' sottotono. Sono stati anche altri, ci cioè sono stati gli altri a fare la differenza. Che secondo me, ragazzi, è una cosa positivissima, perché se uno pensa, se uno dice: ah, devo giocare bene, se gioca bene Teo, se gioca Liao e se gioco male perdo, quando vedi che Liao, comunque, non è che sto dicendo che ha fatto schifo, raga, però sto dicendo che rispetto ai suoi canoni non ha fatto un partitone, idem Teo, e vedere che comunque, nonostante loro non abbiano fatto una top prestazione, hai dei giocatori forti che te le riescono a risolvere, direi, raga, che è veramente una cosa molto positiva, e di cui, cioè, se io fossi allenatore del Milan sarei molto tranquillo. Perché, raga, già il Milan è forte, gli va a segnare Brahim, che è un giocatore che praticamente viene sempre giudicato. Gli segna Tomori, che è un difensore, raga, a sto punto non ce n'è per nessuno. Milan, ragazzi, che in questo momento praticamente raggiunge, sto guardando qui la classifica in live con voi, ok, raggiunge l'Atalanta e il Napoli a pari punti, in vetta alla classifica con 20 punti. Ovviamente, ragazzi, Atalanta e Napoli che domani dovranno giocare. Però, ripeto, parliamo di questo, scusate, parliamo della Juventus.
La Juventus, ragazzi, secondo me non ha fatto una bruttissima partita. Andare a giocare a San Siro con il Milan non è facile per nessuno. Juve che, sfortunatamente per loro, hanno, tra virgolette, raggiunto un record in negativo, nel senso che era, se non mi sbaglio, dalla stagione 2012-2013, una cosa del genere, che non perdeva tutte le prime 4 partite fuori casa che giocava in campionato, cosa che quest'anno è successa. Però onestamente, se io fossi tifoso della Juve, ci sarebbero anche delle cose da eliminare, assolutamente. Però ragazzi, ci sono delle cose che io terrei da questa partita. Perché per esempio, ragazzi, allora, Alessandro, imbarazzante. La difesa, ragazzi, a me, devo dire, non mi ha fatto impazzire, ma non mi ha fatto neanche schifo. Nel senso che comunque, sì, hai preso quel gol di Brahim Diaz. Allora, il gol, raga, di Tomori è stato a culo, nel senso che comunque hanno avuto fortuna, la palla è arrivata lì, però lì il gol di Ibrahim, ok, la bravura di Ibrahim, ma tu non puoi prendere un gol a campo aperto. Ok, che hai perso un pallone, ma ragazzi, praticamente Ibrahim è andato dritto per dritto, difesa aperta, ok, i giocatori della Juve hanno provato a intervenire in scivolata, ma quando, cioè, la difesa è larga tanta, no? È larga così, Ibrahim passa in mezzo, se Ibrahim è veloce, cosa che Ibrahim è, perché ragazzi, è bassissimo, è velocissimo, non lo prendi. Quindi ripeto, bravissimo Brahim, ma la difesa della Juventus un po' da rivedere. Rabiot, secondo me, ragazzi, è stato quello che secondo me ha fatto meglio, perché comunque, soprattutto nel primo tempo, ha tenuto tanti palloni, ne ha recuperati altrettanti. Io vedo che comunque, ok, raga, non avrà i piedi alla, non lo so, alla Zinedine Zidane, alla Andrea Pirlo. Però, ragazzi, secondo me, dà tanta fisicità in campo, soprattutto, cioè, scusate, tanta fisicità a centrocampo. E se, ragazzi, secondo me, Rabiot, se è in giornata, veramente può fare il suo. Secondo me, come dicono tanti a Rabiot, secondo me il peggio del centrocampo della Juventus non è Rabiot. Secondo me ci sono altre a levare. Miretti, secondo me, è un giocatore che dovrebbe giocare di più. Oggi è partito dalla panchina, non so il perché. McKennie, raga, ha da un paio di cioè da quest'anno, ma anche un po' l'anno scorso, che annava un po' di partite. Non lo so, ripeto, per me, cioè, a centrocampo la Juventus ha bisogno di vendere altri giocatori, non Rabiot. Rabiot, ok, se per i giocatori di qualità fa la panchina, ok? Gli abbassi lo stipendio, perché comunque un giocatore che prende tipo 7 milioni l'anno non può stare in panchina, ovviamente. Se si abbassa lo stipendio, in panchina per me è un giocatore che può aiutarti a centrocampo, quando magari ti trovi in quelle partite in cui non riesci a tenere, a vincere uno scontro fisico a centrocampo, metti Rabiot fresco, ti dà una mano, ti dà una grossissima mano a centrocampo. Però ripeto, Rabiot secondo me è uno da salvare oggi. Milik qualche azione l'ha avuta, ma ripeto, ragazzi, gli attaccanti sono stati poco serviti, poco. Mkhitaryan è entrato, ha fatto due occasioni, cioè si è creato due occasioni praticamente da solo. Ok, capisco, ragazzi, che Kane entra, ok, fa male, però per me è una cosa di tutti, nel senso che, raga, un giocatore può essere fortissimo quanto vuoi, ma se l'ambiente all'interno della rosa di tutti i calciatori è compromesso e non è ottimale, ne sentono tutti. A meno che non sei Ronaldo, non sei Messi, non sei Neymar, sei un fenomeno, puoi trovare la giocata anche da solo. Ma quando sei un buon giocatore, perché comunque Kane è un buon giocatore, non è un fenomeno assolutamente, ma è un buon giocatore. Ragazzi, se viene poco servito, tutto il resto che volete. Cioè, alla fine, secondo me, stasera, per quel poco che ha giocato, ha fatto, secondo me, anche una. Cioè, ha creato comunque due occasioni importanti per la Juventus. Però ripeto, complimenti al Milan perché comunque te ne vai in prima in classifica, aspettando ovviamente sempre Udinese e Napoli. Complimenti anche alla Juve che come secondo me ragazzi c'ha alcune cose anche che può salvare. Non è tutto da buttare stasera. Tifo di Juventini, ve lo dico col cuore sinceramente. Che dire? Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Cioè, secondo voi la Juventus è ancora in crisi, o è il Milan che stasera, o è il Milan che per adesso è in una forma troppo ottimale, troppo buona addirittura per gli avversari? Se secondo voi meritava magari più la Juve, o se meritava più il Milan? Fatemelo sapere ovviamente qui sotto con un commento. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che dobbiamo arrivare ai 500 iscritti, ne mancano pochi, quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ovviamente, ragazzi, domani ci saranno partite molto importanti, tra cui il Napoli, ragazzi. Quindi, ovviamente, domani uscirà il post partita anche del Napoli. E come vi ho già detto e vi ripeto sempre, lasciate sempre un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, per arrivare ai 500 iscritti iscrivetevi, non vi costa nulla, è gratis, raga, è gratis. Iscrivetevi e niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo domani con il post partita del Napoli. Speriamo bene. Bella, ragazzi.